Io volevo dirvi un paio di cose, poi dire, alcune cose sono in evoluzione, altre si stanno già un po' realizzando. Allora, come è noto, il rapporto tra la rete IONET e l'attività dell'Agenzia Europea per l'Ambiente è strettissimo, cioè dire, più che stretto. E quindi non vi sfugge che il ruolo che noi come Paese. Anzi, faccio una premessa. Per noi questo tipo di attività di rapporto con gli organismi europei, la dico così, è un'attività molto importante, estremamente importante, che dobbiamo un po', non che in questi anni non si sia fatto nulla, anzi, però c'è necessità di rinforzarla, di coordinarla. Di coordinarci meglio tra noi e le rappresentanze che a vario titolo abbiamo all'interno dell'Agenzia Europea per l'Ambiente. Abbiamo la necessità di coordinarci meglio, e quindi l'iniziativa di oggi è importantissima all'interno di ISPRA, ma avremo un'altra sfida altrettanto importante, che è quella di portare sui tavoli europei la voce non solo di ISPRA, ma la voce del sistema, il che significa che all'interno dell'INRC, parto alla rovescio per arrivare poi dovremmo inserire progressivamente delle rappresentanze delle agenzie ambientali. Ora, adesso poi studieremo bene da un punto di vista operativo e concreto che cosa significa, però come si declina da un punto di vista operativo. Allora, noi sicuramente dobbiamo mantenere quello che è il coordinamento, ovviamente, un po' perché la legge ci dice che lo dobbiamo tenere per legge il coordinamento delle agenzie, un po' anche nella scelta dei contact point all'interno degli NRC, è bene che i contact point siano comunque di ISPRA, però bisogna che i gruppi vengano razionalizzati, che sia un numero limitato. Dove ci sia una rappresentanza, dico paritetica, inteso ISPRA agenzie, quindi in realtà non è paritetica perché noi valiamo uno, le agenzie sono 20, però che ne so, studiamo un sistema che ci siano 3, 3, 2, 2, ecco, però abbiamo necessità di razionalizzare gli NRC, abbiamo necessità di capire. Io ho la necessità di capire, anche in virtù del nuovo ruolo che ho all'interno del board dell'Agenzia Europea per l'Ambiente, ho anche la necessità di capire come lavorano gli NRC, cosa producono. Poi è chiaro che io ho un rapporto stretto con la dottoressa Monacelli, però in realtà con lei, con l'area di presidenza, cioè qui c'è Micheli, c'è la RAC, c'è la Vigni, cioè abbiamo la necessità di tenere in raccordo un po' tutte le nostre attività. Ovviamente ci sono delle responsabilità date dalla norma, quindi la rete IONET ha una precisissima responsabilità, che poi voi come sapete a livello europeo queste situazioni sono anche molto più declinate, precise rispetto a quello che facciamo in Italia, dove tendiamo sempre un po' così, insomma, no, ad essere un po' di manica larga. Però noi abbiamo necessità all'interno dell'Agenzia Ambientale Europea e quindi tra l'Agenzia e tutte le sue articolazioni, di mantenere una stretta correlazione perché non vi sfugge, anche se tanti di voi sono tecnici, però io che ho un minimo di passato politico, vi garantisco che in quei contesti si fa politica e in quei contesti o si è presenti in maniera adeguata, si frequentano i luoghi che si devono frequentare, si sta nei posti quando è il momento di starci. O se no rischiamo, pur essendo uno dei paesi fondatori della Comunità Europea e di essere anche uno dei più importanti, di contare meno del Lussemburgo. Cosa che abbiamo visto nella discussione, ad esempio, sul tema turismo e compagnia bella, dove a un certo momento il Lussemburgo e l'Olanda ci hanno detto che no, no, cioè sono intervenuti dicendo ma cos'è sta roba? Allora è chiaro che se tu non ci sei, stai zitto, non ci vai, alla fine conti meno del Lussemburgo oppure di Malta. Ecco, allora noi abbiamo necessità, se vogliamo poi svolgere un ruolo a quel livello, e non vi sfugge che se hai una presenza significativa a quel livello, significa poi che
nell'attività sei presente, significa che hai delle ricadute dal punto di vista anche della progettualità, significa tante cose che dobbiamo assolutamente presidiare, perché una parte importante del nostro lavoro quotidiano deriva anche dalle scelte che vengono prese a livello internazionale. Adesso se la voglio proprio brutalizzare, quindi non è che. Per cui bisogna che questi organismi, noi siamo presenti, che diamo un contributo per farli funzionare, che li riusciamo a presidiare. Qui stiamo parlando di EPE, dell'Agenzia Europea del Board, su cui adesso è aperto un ragionamento anche con il Ministero importante e molto interessante per noi, non vi dico niente perché devo chiudere il percorso, però anche la rete deve funzionare ancora meglio e noi dobbiamo essere in grado anche di portare nei diversi tavoli il fatto che non siamo solo, tra virgolette, ISPRA, ma siamo un qualcosa oggi di più, cioè, quindi nostro, perché rappresentiamo anche il sistema delle agenzie. Quindi questo è un po' il salto che noi dobbiamo assolutamente fare. E ripeto, noi abbiamo anche una rappresentanza variegata a Bruxelles, a Copenaghen, che in un qualche modo dobbiamo anche fare in modo che stia in collegamento, insomma, un pochino più stretto. Con noi. Quindi questo era un po' il messaggio che volevo darvi. Poi c'è anche un altro organismo che è l'EPE Network, che anche quello noi siamo presenti, poi ho visto un elenco di numerosissimi nomi, ma no, anche qua ho bisogno di capire chi c'è, chi ci va, che cosa va a fare, che cosa porta a casa, perché insomma non è che possiamo solo riempire degli elenchi di nomi, perché anche quello lo considero un luogo magari un po' meno importante, ma è interessante perché comunque è comunque un luogo che ci consente di avere un confronto con colleghi di altri paesi e in un qualche modo credo anche di poter crescere, perché gli argomenti che sono agli ordini del giorno sono argomenti di frontiera che poi, ripeto, ci arrivano successivamente attraverso le direttive, attraverso i libri bianchi, attraverso i libri verdi, attraverso tutte quelle che sono le politiche comunitarie. Io questo messaggio volevo darvi, poi se io rimango un po' ad assistere un po' ai vostri lavori, però ripeto, sarà mia cura subito dopo queste giornate vedere proprio di organizzare bene dal punto di vista operativo come strutturare i cosiddetti nuovi NRC nella maniera graduale, come ci pare, però il cambio di passo deve assolutamente essere importante. Io ho già parlato anche a livello del consiglio dei direttori, con alcuni direttori ho già parlato, vorrei arrivare magari non in questo consiglio che come sapete avremo il 10, ma il prossimo consiglio a presentare una proposta concreta di lavoro da eseguire con il beneplacito ovviamente del sistema che vada nella direzione che vi ho appena detto. Bene, io vi ringrazio e parola a Giuseppina. Grazie. Grazie a lei.